Ma salve a tutti, buon pomeriggio, ben arrivati, quella nullo, agro, brioche, buon pomeriggio.
Sono tornato un po' prima, quindi ho detto, vabbè, cerchiamo di recuperare un pochino lo stream corto di questa mattina, facciamoci un paio d'orette. Ciao Pablo, buonasera, ben arrivato. Allora, abbiamo trovato questo pianeta, ragazzi, che non è affatto male. Non è affatto male. Cioè, ha un po' troppi funghetti, però no, non è male. Cioè, comunque è un pianeta paradiso e ha dei colori molto strani. Sono carini. E c'è un bel laghetto. Vediamo se troviamo un posto un po' particolare. Tipo, meh, ciao Cesare, buon pomeriggio. Oh. Ma non lo so, stavo pensando di costruire una base su questo pianeta. Perché alla fine è difficile trovare i pianeti paradiso. Siamo stati fortunati, ne abbiamo trovato uno. Certo, è un sistema solare un po' triste, perché alla fine sono solo due pianeti su questo sistema solare. Però potremmo anche continuare a cercare. E alla fine non è male. Ha dei colori un po' strambi. Però sembra carino. Non lo so, volevo trovare una parte con un bel po' d'acqua. Solo che ho trovato solo dei laghetti. Ciao Manuel, buon pomeriggio e ben arrivato. Cioè, queste sono nuvole. Uscita ieri sera alle 8:01. Cioè, ci sono dei laghetti, ma è possibile che non riusciamo a trovare. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare
Andiamo di là. Molto carino Graveyard Keeper, Pablo. Eccolo. Tipo qua. Qua mi sembra un bel posto. Ok. Oh. Questo mi piace. Questa mi piace. Qual è lo scopo di questo gioco? Esplorare. È un gioco di esplorazione più che altro, Pablo. Ciao, Red Fox. Ok. Mi piace questa parte. Mi piace molto. Vediamo un po'. Eh certo, perché l'ho scoperto io questo pianeta. Beh, per adesso avevo intenzione di iniziare a costruire la base. Dopodiché volevo fare la nave vivente. Allora, la chiamiamo... Ok. Perfetto. Ora ha dei colori molto strani questo mondo. Ha veramente dei colori strani. Ah cavolo, devo sbloccare però. Posso sbloccare. Come si sbloccavano le ricerche? Mi sa che serviva. L'unità di ricerca. Ah, mi serve un nanotubo di carbonio. Ok. Allora. Batteria, pannello solare, ne servono 8?
Cavolo, io ne ho zero di dati recuperati. Servono un bel po' di dati recuperati, ragazzi. Ma cosa sono queste? Tipo farfalle. Dati recuperati. Deposito di sale. Saranno i dati recuperati su questo pianeta? Mollusco corazzato. Devo andare alla ricerca dei dati recuperati, ragazzi. Che ce ne servono un bel po'. È carino perché queste piante brillano di notte. Tanto la base oramai ce l'ha lasciata. Proviamo qua. Vediamo un po'. Minerali. Cassa sepolta. Flora pericolosa. Cassa sepolta. Allora, vediamo questa cassa sepolta. Quanto sono contento che questo pianeta non cerca di ucciderci. Cos'è? Un frammento di dati scoperto del pianeta Xentro sulla fauna locale. Analizza dati. Ah, mi dà dei naniti. Deposito di cadmio. Rovo stellare. Struttura organica. C'era una. Avevo visto un'altra cassa sepolta, vero? No, questo è minerale. Ah, cavolo. Dannazione, ragazzi, ci servono. Ci serve assolutamente. Ci servono assolutamente dei dati di ricerca. Modulo di iperguida sospetto. Una modifica del mercato nero per l'iperguida. Au. Ah, cavolo, ragazzi, non vedo niente di particolare. Onestamente. Oh, che carino, che cos'è? Sviluppa ali prima della morte? Ma poverino! Cioè, è carina come cosa, però poverino. È una cosa molto carina. Però sì, poverino.
Condotto termico frantumato. Allora, vediamo un po' che cos'è questo. Aspettate, sono curioso. Iniettore di antimateria stabilizzatore sospetta. Efficienza delle cellule di curvatura più 100%. Ah no, io... Vabbè. No, mi ci sto affezionando a questo pianeta. Mi piace l'effetto delle piante luminose. Lo sto apprezzando. Lo sto apprezzando. Non so. Aspettate, fatemi vedere un attimo. Perché io mi ricordo che nell'anomalia potevo comprare della tecnologia. Se ricordo bene. Oh, dov'è? Con soldi. Dov'è? Da dietro? 300.000. Li voglio. Cavolo, se li voglio. E ora non ci faccia fuori lui. Non è da solo. Sono due. Pensavo fosse uno solo. Ok, easy. Perfetto. Ma perché nessuno scrive nulla? Perché non gli va. Allora andiamo a vedere se posso comprare qualcosa. Andiamo a vedere se possiamo prendere qualcosa. Dovrebbe essere qua giù. Ciao Sein, buonasera, ben arrivata. Ah, mi servono sempre i dati recuperati. Ma cioè, cavolo, niente, devo recuperare dei dati. No, abbiamo trovato un bellissimo pianeta, Sein. Ci volevo costruire la base, ma... devo recuperare dei dati per costruire la base.
Ah, ma dici nella realtà? No, no. Quindi proviamo ad andare a vedere qua. Proviamo ad andare a vedere qua sotto. Bello l'iperammasso di Trizio. Dobbiamo recuperare dei dati, ragazzi. Ce ne servono un bel po'. Servono un bel po' di... li trovi in giro. Li trovano in giro sparsi o sepolti. Tipo pianta senziente. Allora andiamo prima a prenderci la cassa sepolta. Au. L'abbiamo chiamato Malamondo, ma in modo stra... Niente, io oggi mi sto veramente strozzando. L'abbiamo chiamato Malamondo, ma in modo strano. Pianta senziente, pianta senziente, pianta senziente. Ciao, Dart! Buon pomeriggio, ben arrivato. Struttura organica, flora pericolosa, paraffinio, reliquia sotterranea. Oh. Ok. Esatto, tipo così, sai. Perché le reliquie sotterranee non è che mi interessano molto adesso. Cioè vorrei trovare la tecnologia sepolta. Cassa sepolta. Cassa sepolta. Sono tantissime casse sepolte. A me è sempre piaciuto come gioco Dart. Dipende molto dai gusti. È un gioco rilassante, tranquillo, pieno di cose strane, divertente. Modulo di movimento sospetto. Scarico all'uranio proibito. In questo pianeta si trovano tante cose del mercato nero, ragazzi. Per costruire devo prima trovare... Cesare, dove sei stato fino adesso? Stavo dicendo, per costruire devo prima trovare i moduli sepolti. Devo recuperare della tecnologia. A quel punto posso fare la ricerca per costruire gli oggetti. Dov'era la... Cavolo, l'ho appena... Ah, eccola.
Compressore rottamano. No, però ho visto che vi piace di più la terza persona e uso la terza persona. Continuo a preferire la prima persona. Però. Visto che vi piace di più la terza, lo lascio in terza. Beh, fastidio non mi dà. Se mi dava fastidio, la toglievo. Scusa. Ciao, boss! Modulo cannone fotonico. Perché cos'è? Ah, per l'astronave. Comunque abbiamo trovato tantissima tecnologia del mercato nero, ragazzi, veramente troppa. Io ho paura di essere arrestato. Non so se si scansionano la nave, se magari si arrabbiano. Che ne so. Ok. Reliquia. Cassa sepolta. È pieno, ragazzi, di casse sepolte, ma niente di tecnologie. Possiamo andare a vedere sull'altro pianeta. Posso andare a vedere sull'altro pianeta? Magari quella. Può essere riconvertito in tecnologia una posizione di ricerca sul tuo mercantile. Perché. Cioè, vedo dei depositi. Vedo solo casse sepolte, ragazzi. Il problema è che non mi stanno dando dei moduli di ricerca, purtroppo. Vediamo un po'. Ciao, Gojira! Buonasera, ben arrivato. Non vedo nient'altro, ragazzi. Proviamo sull'altro pianeta, magari siamo più fortunati. Vediamo. Ho del. No. Però lo posso fare. Ok. Perché niente, ragazzi, qua alla fine. Beh, ma è una piccola parte del pianeta, questa. Cioè,
Il pianeta è gigante. In questa zona sì, le abbiamo finite. Almeno in questo lato. E là ce n'è un'altra, però. A me serve la tecnologia sepolta. Mi serve quella. No, sono tornato da poco. Sono andato a salutare Sirra e. E poi ho acceso Nomen Sky. In verità non era neanche mia intenzione farlo stream. Io volevo solo giochicchiare un po' a Nomen Sky. Però poi ho detto, vabbè, già che ci sto. Volevo solo rilassarmi un pochettino su Nomen Sky. Ok. Au. Proviamo a vedere l'altro pianeta, ragazzi. Vediamo se magari là troviamo della tecnologia sepolta. Purtroppo questo sistema solare è carino perché c'è il pianeta paradiso, ma ha solo due pianeti. Quindi il grande problema è quello. Ah, hai postato la foto del cane. Oh. Dopo allora la guardo. Ah, del gatto? Gatto! Ok. Perfetto. Oh, calmi, 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 calmi. Oh, molto calmi. Che cavolo. Ah, wow. Oh. È quello l'altro pianeta, no? Incubo caustico. Va bene. Va bene, ragazzi. Vada per l'incubo caustico. Speriamo di trovare lettirelle aggressive.
Boh, vabbè. Ce lo teniamo per il massimo. Wow! Ok, ci sarà un posto dove atterrare, ragazzi. Ok, cerchiamo un altro lato. Vediamo qua. Sa che tutto così, ragazzi. Oh mio Dio. Cioè, questo pianeta è proprio tutto così. Cioè, con tutte queste montagne. Ah, sono contento ti sia piaciuto. Sono contento ti sia piaciuto Gojira. Struttura dati antica. Cos'è la struttura dati antica? Ah, però. Wow. Fantastico. Uovo mormorante. Lingua enorme, poverino. Sfera di gravitini. Sfera di gravitini. Sfera di gravitini. Formazione minerale sepolta. Cassa sepolta. Sfera di gravitini. Reliquia sotterranea. Andiamo a vedere quella cassa sepolta, ragazzi. Cos'è? Wow, cos'è? È un mostro tentacolare. È un mostro tentacolare. È un mostro tentacolare. Reliquia sotterranea. Sfera di gravitini. Altra reliquia sotterranea. Formazione di... Cos'è quest'affare?
Artigli carichi di veleno. Radici polpose. È pieno di sfere di gravitini, ragazzi. Il che, ok, è figo. No, non lo so che mormora l'uovo, ma no, non voglio andargli a rompere le scatole. Magari è l'uovo. Guardate quante sfere di gravitini. Queste valgono tantissimo. Il problema è che se ne prendiamo una, ci attaccano le sentinelle. Ammasso fungino, uovo mormorante. Ciao Unmail, buonasera gravitini, buonasera a te, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Queste sono ossa. Cavolo. Che pianeta strano, poi è tutto bianco e nero, ragazzi. Cioè, veramente bizzarro. È sul serio strano, strano forte. Proviamo a spostarci di zona, ragazzi. Ma è così grande? Avete visto quanto era grande? Da una parte mi spiace Unmail, dall'altra parte sono contento. Oh, Sirra, grazie mille dell'host, gentilissimo. Ma è proprio il mondo, ragazzi, che ha tutti i colori sfalsati. Ragazzi, mi raccomando, se non l'avete fatto, andate a lasciare un bellissimo follow a Sirra. È uno streamer fantastico. Quindi andateci subitissimo. È proprio il pianeta, ragazzi. Che ha tutti questi colori se semi sfalsati. Cioè, non so che dirvi. È strano. Struttura dati antica. Sfera di gravitini. Struttura dati antica. Oh, grazie mille dei follow, ragazzi. Gentilissimi. Sono sempre dati di navigazione. No! No, misure di eliminazione! Ok. Lasciami! Non mi sparare, non mi sparare, non mi sparare! Schivo, schivo, schivo! Au, au! Me ne vado! È proprio tutto. Ma poi si illumina tutto di no. No, non lo so, ragazzi, che pianeta è, no? Cioè, è qualcosa di veramente bizzarro. Buonasera, Lubiking. Poi è fatto, sono solo montagne, eh? E tra una montagna e l'altra non c'è niente. Quindi no, non so che dirvi. Cioè, poi ci sono dei tentacoli sotterranei che compaiono ogni tanto. Non lo so. Vi giuro, no, non so che dirvi. Cioè,
Pianeta bianco e nero proprio. Allora, stavo cercando dei dati tecnologici. Unmail! Ma bentornato nel malamondo, grazie mille della sub, gentilissimo. 2 mesi, grazie mille del supporto. Ma cosa? Materia glutinosa? Dicevo, stavo cercando dei dei dati di ricerca. Però ho trovato tutto tranne quello che cercavo. Cioè, ci sono delle reliquie sotterranee. Ma poi, cioè, tipo, questa, no? Parzialmente invisibile. No, non so che cavolo di pianeta sia questo, ragazzi. Non so che dirvi, vi giuro. Cioè, è un pianeta pieno di sfere di gravitini. Cioè, in teoria qua si possono fare veramente i fantamilioni. Però il fatto è che a me no, non interessavano queste. Ah, cavolo. No, i Carlini non ci sono su questo pianeta. Ci sono però delle specie di mantidi giganti. Saranno alte tipo una decina di metri. Ma sul serio una decina di metri, eh? Dov'è finita la mia nave? Dov'è? Dov'è finita la mia nave? Là. Ok. Ah. Quindi niente, ragazzi. Ma è veramente impossibile, Sirra, vedere tutto su questo gioco. È praticamente impossibile. Cioè, troverai sempre co cose ma mai viste prima. Cioè io per esempio un pianeta bianco e nero non l'avevo mai trovato, ma anche di giorno è bianco e nero. È quella la cosa assurda. Non so se su questo pianeta ci sono tempeste. Ma dai, davvero? Chissà se lo fa pure su questo. Cavolo, possibile che non riesca a trovare della tecnologia sepolta, ragazzi. Sul serio? Niente. Cavolo. Sfera di gravitini. Wow.
Uovo mormorante. Sfere di gravitini, sfere di gravitini, sfere di gravitini. Che cavolo, guardate poi quante ce ne sono, ragazzi, guardate. È pieno. È zeppo. Tu sei un gravitino. Reliquia sotterranea. Niente, mi sa, ragazzi, che qua tecnologie no, no, non ce ne sono. Cioè, possiamo magari vedere da un'altra parte del pianeta, ma dubito. Comunque non lo so se ci sono. Cioè, magari ci sono altri pianeti simili. Qua non mi sembra ci siano tempeste. Cioè, comunque ci stiamo da un pochino su questo pianeta. Non tantissimo. Saremo da 10 minuti. Però fino adesso nessuna tempesta. Proviamo un ultimo posto d'atterraggio, ragazzi, poi ce ne andiamo. Perché non abbiamo trovato proprio nulla. Cioè, non. Perché le casse sepolte comunque sono poche rispetto al resto. Quindi magari non vorrei che. Magari sparsi in giro. Cuore ai gattini come è nato. Allora, un po' di tempo fa. Ah, eccolo, ve lo faccio vedere, ragazzi, ve lo faccio vedere. Eccolo. Guardate quanto è piccolo. Fantastico. No. Ah, scocciatura. Sfera di gravitini. Ciao Moffi. Allora, cuore gattini è nato. Una mattina stavamo giocando. Credo fosse Metal Wolf Chaos. Mi sembra. Credo di sì. Credo fosse Metal Wolf Chaos. Eravamo tipo quattro gatti in chat, ragazzi. Tipo veramente quattro gatti. C'era sul serio pochissima gente. Vabbè, a un certo punto arriva qui un nuovo utente. Ma mai venuto prima nei miei stream, proprio. Esordisce con oramai su Facebook ci sono soltanto quarantenni che cuorano i gattini. E allora la domanda mi è sorta spontanea. Io ho detto che cosa vuol dire che cuorano i gattini? E lui mi risponde che vedono soltanto post di persone che mettono foto dei gatti e ci mettono i cuori sotto. Gli ho detto, vabbè, ma gli ho detto, che ne sai che sono quarantenni?
Mi fa, solo un quarantenne potrebbe curare i gattini. Ho detto ok. Io ho detto, ma perché aver 40 anni significa essere vecchio? Lui mi fa, e certo, a 40 anni mica sei giovane. E ho detto, vabbè. Ho capito. E da là è nato curare i gattini. Praticamente ogni cosa, compresi i titoli del bot, in verità sono tutti i meme del canale. Alcuni col passare del tempo li abbiamo tolti. Però sì, è nata così. Poi questo non si è più fatto vedere, mi sa. No, forse è ritornato, ma tipo dopo me mesi. Mica sarai giovane. Vabbè, ma allora, ok, va bene. No, no, non sei giovane, ma non sei mica vecchio. Beh, no, magari non sarai giovanissimo a 40 anni. Non sarai proprio del fior fiore degli anni. Però. Sicuramente qualche acciacco ce l'hai. Io non lo so, ragazzi, cioè io sono giovanissimo, quindi queste cose. Vedete, ci sono dei colori all'orizzonte, è strano. È veramente strana questa cosa. Terra di gravitini. Sfera di gravitini, sfera di gravitini, baccelli di Giada. No, ragazzi, mi sa che grande problema è che se dobbiamo andare da un'altra parte. Per fare ok, non ci sono anche gli exogeni, quelli ce l'ho in cantina, vaccia. Ho una scatola, avete presente quelle scatole di latta dove di solito ci mettono i biscotti al burro dentro? Ho due scatole di latta, di quelle là, quelle rotonde, grandi. E dentro c'è tutta la collezione degli exogini. No, i biscotti. Ho finiti decenni fa, faccia. Più di 30 anni che sono finiti. Gli exogeni erano fantastici. Allora, quelle scatole, Cesare, le ha ritrovate Viven, ma non mi ricordo. Non mi ricordo dove. Scusa, che cosa vende? I titoli, le scie.
statuette. Ok. Questo che cosa vende? Sto cercando, ragazzi, se c'è una maniera. Di ottenere quei dati. Ok, che mi dà? Mi ha dato niente. Danno solo naniti questi ragazzi. Ma le missioni del Nexus non ce ne sono che me li danno attualmente. Ma ora vi dico che cosa mi serve, ragazzi. Mi servono i dati recuperati. Perché vorrei almeno cercare di fare un portale prima di andarmene in giro. E mi servono i pannelli solari. Solo che mi servono 8 dati recuperati, ragazzi, e sono tantissimi. 8 dati recuperati. Sono veramente tanti. Le ho guardate le missioni, non ci sono. Purtroppo. Che danno dati recuperati. Ah, ce n'è uno, però cioè dovrei ne da tre e devo analizzare tutto un pianeta, no. No, non mi va. L'abbiamo fatto stamattina e ci abbiamo messo una quantità di tempo allucinante. L'abbiamo fatto anche ieri, no, non mi va di rifarlo. Cioè, è carina come missione da fare ogni tanto, ma rimettermi là ad analizzare tutte le rocce, tutte le piante, tutti gli animali. No. Decisamente no. Cioè, non so se posso trovare dei dati recuperati in vendita. Ma alla fine volendo potrei anche. Cioè potremmo anche cambiare. Cioè posso mettere. Ma qua non. Cioè, c'è solo. Cioè, non c'è neanche una base stellare qua. Cioè, su questo sistema solare non c'è neanche una base stellare. E comunque mi sono anche perso il pianeta. Da questo pianeta che cos'è? Ok,
ragazzi, mi sono perso. Ok. Cioè, posso metterci un portale a buffo con una batteria e poi me ne posso andare. Non so quanto dura. Che altro è quello? Che è molto figo, però va giocato insieme ad altre persone, Brioche, secondo me. Però è molto figo. Mi piacerebbe fare delle stazioni orbitanti insieme alla chat. Mi piacerebbe molto. Dicevo che è molto fico. Space Engineers. Mi piacerebbe costruire le cose insieme alla chat. È un gioco da giocare in gruppo, non da solo. Però sì, è veramente figo. Allora, proviamo. A mettere un portale. Che mi serve? Placca metallica e due nanotubi di carbonio. E due nanotubi di carbonio. Ok. Dopodiché mi serve una batteria. Ok, e un reattore. Ah, mi serve la placca. Ok. No. Perfetto. Mettiamo il carbonio normale. Ok. La batteria sta conservando energia e il portale è attivo. Sistema precedente. Ma perché questo sistema come si chiama? Gli ho dato il nome, eh? No. Lo chiamiamo... No! No, ho sbagliato! Sistema M. No, ho sbagliato! Non lo posso... Ah, no.
lo posso rinominare. Mi sono sbagliato. Vabbè, ho sbagliato forte e chiaro. Però vabbè, oramai è andato. Errori sono stati fatti. Sistema M. Quindi, M da meraviglioso. Non lo so, tipo M con un codice, però anche M va bene, dai. Alla fine. Dicevo, non è che vendono... dei dati recuperati, no, eh? Si sa mai. Carbonio condensato, trizio. Ok. Allora, vediamo se qua troviamo delle tecnologie sepolte. Da qualche parte. Qua c'è anche una luna. Andiamo a vedere la luna prima. Magari troviamo qualcosa là di carino. Volevo trovare questa tecnologia sepolta, ragazzi. Oh! Chat. Chat. Che cosa? Non lo so che cos'è. Dice solo campo di contenimento. Ciao Sera, ciao Ale, lo distruggo ragazzi. Libero le creature? Ciao Gallagher.
Non lo so, pensavo di liberare le creature, mi sa che le ho uccise tutte. Pensavo di liberarle, mi sa che le ho uccise. Volevo liberarle! Wow! Io volevo liberarle! Mi dispiace. Muro di fiamme. Macchinario danneggiato. Eccoli i moduli tecnologici. Qua è pieno, ragazzi. Qua è pieno. Il problema è la temperatura estrema. Però qua è pieno. Ok. Quindi come lo ricarico questo? Con la batteria ce n'ho una. E abbiamo trovato un campo di contenimento nello spazio. Volevo liberare gli alieni, mi sa che li ho uccisi tutti. A quando la telecamera mal? Punto esclamativo webcam Gallagher. Cristallo tempestoso. Modulo tecnologico. Modulo tecnologico 275 e 204. Ok, proviamo. Ah, va tutto a fuoco! È un pianeta di incubo! Ok. Ah. È un pianeta di incubo chat. Lo chiamiamo proprio così. Lo chiamiamo proprio così. Ok, no, non ti sbagliare questa volta, Mal. Ok. Perfetto. Ciao Moruz. Ciao.
Buonasera, ben arrivato. Provviste. Ok. Allora, ricarichiamo. Manipolatore di terreno. Ok. Perfetto. Ok, quindi ne abbiamo. Quanti dati recuperati ne abbiamo? No, questi sono di navigazione. Navigazione 10. Qui ce n'è un altro. Potrò uscire ora? No, 303 gradi, 305, arrivo! Arrivo! Ok. Temperatura notturna 88 gradi. Quella notturna, chat. La temperatura notturna di questo pianeta sono 93 gradi. Ciao Ciumbolo, buonasera. Cos'è? Lavora il terreno, sotterra scorte di cibo. Ma è una creatura questa. Ma che cosa? Ma pure quella è una creatura. Particolarmente oleosa. Ok, io me ne devo andare da questo pianeta, ragazzi, perché sto per morire lessato. Cioè, ciao, addio luna mortale. Ah. Mamma mia. Mamma mia che roba, ragazzi. Ah. Andiamo a vedere quella luna, sembra essere carina. Rip. Mamma mia. Avete visto che roba? Che roba, ragazzi. No! No, voglio i miei milioni, ma io non gli... Quanto mi vogliono rubare? 3 milioni e 6. Sì, ciao. Ciao. Vi volevano rubare 3 milioni e 6, come no? Ok. Ah, quindi ora in teoria posso
ricercare le mie basi. Ok. Teletrasportati. Congratulazioni Ale, gamberone. Quella gamberone bella. Ok. Quindi ora in teoria dovrei poter ricercare i pannelli solari. Perfetto. Gamberone era da Ni No Kuni. Era da Ni No Kuni. E energia. Pannello solare. Lo posso ruotare? Come si ruota? Che mi manca? Ah, una placca metallica. Ok. Quindi ora dovrei mettere i cavi. Ok. E in teoria questo portale dovrebbe restare sempre attivo, ragazzi. In teoria. La batteria immagazzina un po' di energia, perfetto. Quindi la base per la base la abbiamo, ragazzi. La base per la base. Non, mi mancano 6 basi di metallo, quindi possiamo prendere il pavimento di metallo, la parete, lo stipite e il tetto. Ok. E poi volevo prendere più avanti, ragazzi. Non c'era anche quella per l'acqua? No. Ricordavo che ce n'era anche una per l'acqua. Forse mi sbaglio. Forse è su strutture. Non avevamo visto che c'erano anche delle cose per costruire sott'acqua, ragazzi. Io ricordo male. Boh. Mannaggia faccia. Mannaggia. Mannaggia.
E allora, ricarichiamo il raggio minerario. Ok. Perfetto. E ce ne possiamo andare poi, ragazzi. Oramai tanto. Oh. Qui il portale ce l'abbiamo messo. Si ricarica da solo. Quindi quando abbiamo un po' di. Fatto un po' di moduli per costruire. Abbiamo ricercato un po' di moduli. Vediamo qua e facciamo la base. Cioè, potremmo costruire. Fatemi vedere un attimo. Perché abbiamo coltivazione portatile generale. Base. Abbiamo solo legno e metallo. Io vi ricordo, vi giuro, ragazzi, mi ricordavo di aver visto. Paroz! Ma bentornato nel Malamondo, grazie mille della sub, gentilissimo, tanti carlini per te. 14 mesi, Asada! 14 mesi. Sono tantissimi. Terminale. Giuro, ragazzi, mi ricordavo. Eh sì, sono più di 13. Decisamente sono più di 13. Ciao, Mamalluccio! Però è carino questo sistema, dai, con un sistema binario, dai, è carino. Cioè, ci sta. Quindi, allora, vediamo un attimo. Come va l'esplorazione? Molto bene, molto bene. Devo dire che sta andando, oggi è andata bene. Oh, qua è pieno di pianeti, ragazzi. Wow. Qua è pieno. Wow! Ma che cavolo! Beh, bene, ha già 9! Come vola il tempo? Come vola il tempo? Ok. Wow! Ok. Au! Speriamo questo sia decente. Questo è il terzo, ragazzi. I primi due li abbiamo rifiutati. Speriamo che questo sia decente. I primi due erano veramente osceni. Ok.
Ok. Intruso, weekend guerriero, attacco per... attracco per procedura. Ok. Attracchiamo, ragazzi. Dov'è? Sì, io no, non capisco dove devo attraccare, però, amico mio. Dall'altra parte. Fatemi allontanare perché non lo capisco. No, io sono un semplice esploratore commerciante. Moruz. Anzi, prima volevo liberare delle creature galattiche, ma mi sa che le ho uccise tutte. Ma è stato un errore. In verità io le volevo liberare, però le ho uccise. Ma non le volevo liberare dalla vita, Mavalluccio. Le volevo liberare dalla prigionia, invece le ho liberate dalla vita. Chat, incrociate le dita. Chat, incrociate le dita. Chat, non vedo le dita incrociate. La vita non è una prigione, no. Perché? Non incrociare, bebè! È illegale! Weekend! Dai, fammi vedere, fammi vedere. Ispezione del mercantile. ...25 slot, ragazzi! È figo da vedere, eh? È figo. È fighissimo da vedere. Però classe C, ragazzi. Non lo so. Ah, chat! Non lo so, è fighissimo d'aspetto. Cioè, io lo prenderei solo... solo per l'aspetto. Vi spiego qual è il dilemma, ragazzi. Allora, il primo mercantile, il primo che prendi, è gratis. Perché c'è la quest, questa qua, dell'assedio pirata. Tu difendi il mercantile e loro te lo regalano. Però solo il primo, quindi se accettiamo questo, tutti gli altri poi li dobbiamo acquistare. Se continuiamo a rifiutarlo, lui ogni tot tempo ci rigenera la quest del mercantile e... ci potrebbe dire bene, ci potrebbe dire meglio. Allora, sicuramente, perché prima per esempio ne avevamo trovato uno di classe A, ma aveva tipo 16 slot.
25 slot non sono male. Però posso continuare a rifiutare se va peggio. Cioè, è da dire che d'aspetto questo è fighissimo. Ha le stat più basse, paccia. Cioè, classe C, classe B, classe A e classe S. Dai, no. Cioè, mi piace tantissimo l'aspetto, ragazzi. Mi piace veramente tanto l'aspetto. Però no. Però no. Lo so, l'aspetto era veramente figo. L'aspetto, ragazzi, era veramente, veramente figo. Cavolo. La cosa bella è che poi puoi costruire dentro, cioè lo puoi modellare come vuoi. Puoi fare i corridoi, le stanze e tutto il resto. Credo che se chiedi il pagamento te la calcola comunque come completata Atom, credo. Per sicurezza rifiuto, tanto non è che cambia nulla. Pianeta Riarzo. Sì, finché rifiuti la missione, ti continua dopo tot tempo a spawnare la quest per prenderlo. Questa è la terza che vediamo di mercantile, ragazzi. Questo è il terzo. Era quello con più slot che ho trovato. Però era pure quello di classe inferiore. Primo che avevamo trovato mi sa che era classe B. Poi abbiamo trovato un classe A, ma aveva tipo solo 16 slot, o 15 o 16. E poi abbiamo trovato questo. E un po'. Allora, vediamo se c'è potenziamento scanner S. Sì. N'era uno. Vediamo un po'. Ricompensa e analisi della fauna. Ricompensa e analisi della fauna e raggio di scansione. Più 6%, più 7%. In teoria si dovrebbero sommare. Cioè, se io ne metto altri. In teoria si dovrebbero sommare. La classe non è acqua, no? E cioè, tipo, se io prendo anche questo modulo scanner, però mi sa che in teoria si dovrebbero sommare. Cioè, se io prendo questo, no? Giusto per prova. Tanto costa solo 70 naniti. Ok. Questo aumenta solo il raggio scansione. Allora, io ho un gilione, ragazzi. Guardate, ne ho
Ho 28 dati di navigazione, 28. Allora, che volete fare, ragazzi? Vogliamo recuperare astronavi, fare i soldi con le reliquie. Oppure... perché abbiamo veramente... Vogliamo recuperare qualche astronave? Volete recuperare qualche astronave? Andiamo a vedere se ne troviamo qualcuna carina. Quante ne vogliamo? Ne prendiamo. Prendiamo 5? Proviamo. Oh, sono contento, acciaio. Mi fa piacere, ragazzi, se vi riesco a far passare il tempo e a farvi un pochettino di compagnia. Allora, dov'è? Questa che cos'è? Alieni? No, mi ha dato un edificio abbandonato. Osservatorio. E che cavolo? Luogo d'impatto del mercantile. Poi... Basta. Allora, andiamo a vedere che cos'è Pianetariana. Andiamo a vedere l'edificio abbandonato. Vediamo un po' che troviamo. E vediamo com'è questo pianetaria. Cioè, ma perché io trovo tutti i pianeti bollenti, ragazzi? Cioè, non... Qualcosa di più... Perché tu sei caliente. Sono molto caliente. Oh, vediamo un pochino. Ok, di notte ci sono 55 gradi, ragazzi. Ah, è completamente infestato. Che schifo. Utente identificato, terminale attivo, sblocco dei registri per analisi. Sembrava come una ferita sul mondo, rossa e frastagliata, come qualcosa un tempo vivo e poi fatto a pezzi. Avrei dovuto tenermi alla larga. Se avessi avuto la capacità di respirare l'aria di questo pianeta, immagino che avrei fiutato qualche fetore alieno, ma niente poteva fermare la mia curiosità. Era morto? Dove l'ho toccato la superficie era umida e molle. Poi si è mosso, spostandosi su di un tappeto di zampe lente, e si è allontanato da me. Avrei dovuto lasciarlo stare. Scopro qualcosa nelle profondità del registro del viaggiatore morto da tempo. Era qualcosa che mi aiuterà nel mio viaggio. Naniti. Wow. Wow. Au. Che cavolo. Ok. Ciao Thunder, buonasera, ben arrivato. Ma perché non accende? Ah, ok.
Andiamo via, va. Oh, morti cubi. Beh, ci stiamo. Stavano qua. Andiamo a vedere il prossimo. Il prossimo che abbiamo è sempre su questo pianeta, osservatorio. Che bello, che fortuna. Ma stanno tutti su questo pianeta? Ma li abbiamo trovati tutti su questo pianeta, ragazzi? Cioè, wow. Tutti su questo pianeta. A voi ragazzi com'è andata la giornata? Ma soprattutto che cosa vi mangiate di buono questa sera? Ah, mi spiace, Mavalluccio. Di giorno ci sono 61 gradi, ragazzi. Focaccia e mortadella. Ah, però. Buona la mortadella. Da dove si entra qua, ragazzi? Credi del tacchino, ma intero? Buono il tacchino intero. The Baya Bowl. La ferita rossa è seghettata di un morso recente, circonda il collo del guerriero. La pelle intorno alla ferita è gravemente ustionata, la carne è bruciata ed esposta. Il suo petto mostra segni di graffi e le luci della sua exotuta rampeggiano in rosso. Lodinga in nock intruso, mio ai davaria, ma il viken lukanga zai. L'essere guarisce felicemente, soddisfatto per la sua vittoria risicata. È evidente però che le ferite del guerriero sono gravi, ha difficoltà respiratorie. Condividiamo l'ossigeno. Fingendo di protestare cerca di farmi capire che stava bene, ma accetta con discrezione la mia offerta e ricarica il suo sistema di supporto vitale. Mi offre un modulo come ringraziamento. Protezione subacquea. Oh, mi fa piacere Nullo, grazie, gentilissimo. Ah cavolo, ho finito gli slot della tecnologia. Ah, però tanto mi serve. Ok. Questo si ricarica. Lo posso ricaricare con qualcosa? No, lo posso creare una batteria? Mi serve del cobalto. Mi serve del cobalto, ragazzi. Ah, pass dell'Atlante versione 2, dannazione. Io ho la versione 1, ragazzi. Fregatura. Che cosa c'era là dietro? Aspettate! A giudicare dalla stazza imponente delle armi raffigurate nell'immagine identificativa che vi osserva quando riavvio il sistema, il supervisore della stazione deve essere appartenuto a una razza guerriera. Probabilmente l'essere che se n'è andato molto prima dell'arrivo del messaggio che brilla in modo invitante. Se riuscisse a inserire il codice corretto, forse potrei scoprire il suo segreto. 5920 9205 2059 0592. I numeri inseriti sono corretti. La posizione di un nuovo mondo compare sullo schermo. Due panini con melanzane, funghi, salame, sofficino e salsa barbecue. Ah però. Ah però.
Ok, dov'è la mia nave? Di là. Vediamo qua dentro che troviamo. Una reliquia Gek. Nitrato di sodio. Mappiamo. E siamo pronti ad andare. Allora, c'è un'antica rovina fuori dal pianeta. Qua invece c'è un mercantile precipitato. Due toste, prosciutto cotto e carciofini. State facendo venire una fame, ragazzi. Veramente. Gnam gnam. Gnam gnam. Io non lo so che cosa mangiamo questa sera. Non so che cosa c'è. Pancetta, maionese e caciocavallo. Buona la pancetta. Buona. Ok. Vorrei lasciare questo pianeta orrendo, ragazzi. Leggo il rapporto. La vita va avanti giorno dopo giorno consegnando... Spero di tornarmene a casa presto. La vita da Gz non fa per me. Abbiamo rilevato la presenza di varie sentinelle. Richiedendo immediatamente Gz. Escono dalla curvatura, stanno... Sono le sentinelle, cosa stanno facendo? Ah, combattono tra loro, questo già l'avevamo... Già l'avevamo letto. Eccola la capsula di carico. Allora, ragazzi, questa volta però... Ah, cavolo. Non riesco a fare un tunnel lontano. Cavolo. Perché di solito all'interno ci sono le radiazioni, ragazzi. Il problema è quello. Vediamo se la posso riparare. Sì. Eccole. Eccole. Ok. Uff. Quindi abbiamo visto anche questo. Ora c'è un monolito su un altro pianeta. E andiamo a vedere anche quello. E potrebbero essere tanti dindi, ragazzi, o potrebbe essere un enigma per la reputazione, uno dei due. Vediamo. Ma questa era terribile, faccia. No, mi spiace, Moruz, perché?
pianeta infestato da vermi? Ma come pianeta infestato da vermi? Ma no! Ma che schifo! Cacio e pepe, buona! No vabbè Moroz, se non hai fame figuriamoci. Io concordo, anche io se non ho fame non mi sforzo di mangiare. Pane, Nutella e gorgonzola? Ho un altro pianeta bianco e nero! Ah no, guarda, ho sentito di peggio, Mike, quindi figuriamoci. È un altro pianeta bianco e nero. L'avevamo già trovato, Mavalluccio, uno simile oggi. Ciao, Marco! Come la va? Tutto bene? Ah, non ho visto quanto ci danno per le scoperte. Ancora poco. Nutella e pollo fritto. Allora, vediamo un attimo. Ah no, lo chiamiamo. Ok. Ok. No, ma ci mancherebbe, Marco, ma non ti preoccupare. Figurati, mica ti devi giustificare. L'impronta di un'antica civiltà è stata assorbita da questo strano simbolo. In qualche modo la storia di Viken fuoriesce dal simbolo, nella lingua della mia gente. Il grande monolito parlò a Irk dei viaggiatori. La loro il loro arrivo sarebbe stato accolto pacificamente. La loro venuta non sarebbe stata che un sogno in un universo illimitato. Il loro viaggio sarebbe stato infinito. Quando Irk chiese delle sentinelle, il grande monolito non disse nulla. Irk fu scosso dal suo silenzio. Cerchiamo la conoscenza del passato. Antica rovina. Cassa sepolta. Provviste. Pietra della conoscenza. Modulo tecnologico sepolto. Ok, a noi ci servono questi ragazzi per continuare a costruire la base. C'è anche una struttura organica. Ciste glutinosa. Questo pianeta è molto bello, ragazzi. Veramente tanta roba. Veramente, veramente bello. Cavolo. E questa cosa poi dei colori mi intriga tantissimo.
Wow! Incapace di sudare. Ma poverino! Ma che carini! Ma che carini! Non lo so dove sono. No, non ne ho la più pallida idea. Faccia. Però se ha detto che ci sono, io ci credo. Oh. Ah, un vermone l'abbiamo trovato. Un vermone di dune. L'abbiamo trovato questa mattina. Era fantastico, gigante, ragazzi. Mamma mia. Che roba assurda. Torniamo all'astronave. Oh, 18.000 crediti per una scansione, ragazzi. Inizia a valerne la pena, eh. Ciao Simo, buonasera, ben arrivato. Com'è andata la giornata, Simo? Dov'è? Ah. Modulo scudo sospetto. Rivestimento vettoriale di contrabbando. Potenza scudo più 83%. Cosa OP? È una cosa OP. Ciao Roxy. Buonasera, ben arrivata. Buonasera anche a te, Carta. Ben arrivati, ragazzi. Come la va? Come state? Ok, andiamo a vedere l'antica rovina, ragazzi. Tutto bene, tu? Io? Tutto bene, tutto bene. Da una giornata un po' così. Infatti vi volevo rilassare un pochettino ed ecco perché questo stream fuori orario improvviso. ti capisco, Roxy, ti capisco. Questo gioco no, non ti regala nulla. Ah, cavolo, dove? Ma... capito che qua non mi fa scavare. Eccolo. Una. Dai che mi sento che è una reliquia da 10 milioni, chat. Dai che me lo sento. Vai che ci credo. Reliquia da 10 milioni, chat. Me lo sento.
Ve lo sento. 10 milioni chat, 10 milioni. Fidatevi. Eccola, 10 milioni, 10 milioni, 10 milioni. Arriva, arriva. Eccola. Dov'è? Intanto dov'è la cesta? Manca la cesta, chat. Eccola. Eccola, 10 milioni, 10 milioni. Avevo visto un modulo tecnologico sepolto qua vicino. No? Proprio qui? Qua vicino? Dov'è? Eccolo. Ma io non so di cosa state parlando, chat. Cioè, proprio... Ma ci sono tipo delle lucciole? Cos'è? Non so di cosa state parlando. Cioè, non capisco. Vi sarete confusi con qualcosa, ragazzi, di sicuro. Ok. Ok, allora. C'è un pianeta tutto blu, eo. Cos'è questo pianeta tutto blu, eo? Non è blu, eo. Non è più blu, eo. Pianeta ad alta temperatura, come ti sbagli? Come ti sbagli? Più ti avvicini, più diventa giallo, oh. Mannaggia. Andiamo alla stazione spaziale a vendere tutta sta robaccia, va. Dobbiamo veramente vendere tanta robaccia. Peccato. E dovrei anche aumentare. Gli slot della tecnologia della mia tuta, ragazzi. Perfetto. Ok. Andiamo a vendere. Andiamo a vendere. Permesso, scusatemi. Scusatemi. Ok. Allora, ti vendo paraffinio, ciste glutinosa, l'exabacca. Ti vendo poi
Gelatina residua. I vorti cubi. La reliquia Gek la regaliamo. Germogli. Ferrite pura. Ok. Nella nave che cos'ho? Del platino. Per ammasso di trizio. Streamer, streamer. Ma gli aumenti dalle basi stellari, acciaio. Io preferisco aumentarle dalle basi stellari. Pianeta pietrificato. Come la va lasciata? Tutto bene? Allora. Vediamo un po' se troviamo un'anomalia, va? Tutto bene, Shada, tutto bene. È stata una giornata un po' meh. Volevo rilassarmi un pochettino. Cos'è? Cos'è? Che cos'è, chat? A parte che è mezza all'interno di un asteroide. Sto cercando di liberarla. No, mi faccio danno se mi avvicino. Boh. No, non so assolutamente cosa sia. Quel pianeta già l'avevo visto. Ah, sempre lo stesso però. Ma non lo so che cos'è Paccia quella stazione. Bizzarra. Boh. Veramente bizzarra. Ciao Ulrich. Buonasera, ben arrivato. Vediamo un po' questo osservatorio che dice, va. Che peccato, ragazzi, che non abbiamo trovato delle navi abbattute. L'abbiamo ricominciato qualche giorno fa. Adesso non mi ricordo esattamente quanto tempo fa. Però qua da qualche giorno.
Ok. Ma qui no, non c'eravamo già stati? Il tipo non c'è. Le immagini mostrano che un tempo questo osservatorio era una zona di guerra, metallo deformato, pareti bruciate e decine di corpi di enormi esseri in avanzato stato di decomposizione rivelano un brutale scontro a fuoco. Da allora è stato riparato, qualunque cosa sia accaduta deve essere successa prima dell'arrivo del messaggio che lampeggia sullo schermo. Forse se inserissi il codice corretto potrei decifrarlo. 9873 8739 7398 7398. Che luogo ci fa scoprire? Un altro monolito. Che sta su un altro pianeta. Allora, il discorso è, riesco a ricaricare batteria ionica, mi serve del cobalto. L'unica cosa che posso fare è... Ok. Arrivo. Dai, andiamo a fare l'ultimo monolito, ragazzi, e poi ce ne andiamo a cena. E sono veramente curioso di sapere che cosa mangeremo questa sera. Ho visto Viven che anche lei sta giocando a nome Sky, quindi stacco e vado a cucinare. E pugno e jetpack. Mentre c'è l'animazione del pugno, fa il jetpack. E ma perché in verità era un bug che è diventata una feature, Ulrich. Quindi è per quello. Quindi torniamo sul pianeta senza colori. Ah, dovevo vendere il carburante per astronave, ragazzi. Ok. Andiamo a vedere, va. Buonasera, Mitago. Ah, sono contento. Ciao, nome facile da leggere. Ma qui io già c'ero venuto, però. Perché vedo già le cose attive. Cioè, me l'ha ridato lo stesso? Ma lo posso riusare? Non lo posso riusare. No, che fregatura! Che fregatura, ragazzi! Vabbè, è andata così. Già. Sono stato scammato. Fa niente. Sarà per il prossimo.
Allora. Pochi pianeti. La webcam. Carina questa, non è facile. Molto carina la webcam. Pianeta insalubre. Che bello. Che bello il pianeta insalubre, ragazzi. Pianeta insalmi. Allora, potenziamoci. Desotuta, ci prendiamo un altro slot per la tecnologia, però. Ok, così ci spostiamo questo. E lo mettiamo. Mi sa che non li posso spostare se. Vediamo se c'è un altro potenziamento per lo scanner, per il multitool. Lancia di luce. Minerario, boltcaster. C'è quello scanner, ma è classe C, non ne vale la pena. Ok. Andiamo a vendere le cose prima che mi dimentico. Ah, permesso! Ok. Quindi vendiamo. Allora, intanto dovrei. Ah, vabbè, argento. Carburante di lancio. Oro. E qua vendiamo. Ma niente di che. Cobalto ionizzato. Giusto per fare un po' di spazio. Metallo arrugginito. Non mi va di purificarlo. Ok. Perfetto, chat. Allora io direi che per questa sera ci possiamo anche fermare qua, ragazzi. Scusate se no, non faccio tantissimo. Ma volevo solo rilassarmi un pochettino insieme a voi. Noi ci vediamo come sempre però domani mattina alle 8. Continueremo molto probabilmente con No Man's Sky. Poi ovviamente andremo su Valheim con Turbo. E continueremo su Valheim. Io ragazzi vi auguro una buona serata. Grazie della compagnia. Grazie a tutti del supporto. E ci vediamo domani mattina. Ciao ciao!